Giovanni Iacono, allora, buona la prima, 3-0 contro lo Sciacca, una partita importante, grande intensità dal primo minuto fino alla fine, insomma, non avete mai sofferto gli avversari. Ecco, cosa ti senti di dire, commentare? Sarai sicuramente contento per quanto visto in campo, nelle fasi, sia quella in attacco che in difesa, ma il centrocampo ha giocato molto bene. Ecco, qual è la tua impressione? Intanto volevo fare una premessa, ho ascoltato l'intervista del Presidente, non voglio che altri fraintendano. Il Presidente non ha detto che noi abbiamo una squadra per vincere il campionato, il Presidente ha detto che abbiamo una squadra che ci possiamo divertire, possiamo fare bene, ma se uniamo le forze con l'altro Mazzara possiamo dare qualche cosa in più alla città e tentare di vincere il campionato, non anche quest'anno ma il prossimo anno. Questa è l'incisione del discorso del Presidente, che magari qualcuno poi fraintende. Noi abbiamo una squadra dove siamo giovani, ci dobbiamo divertire, ci abbiamo tanto da lavorare. Oggi abbiamo dato subito l'impronta con intensità, siamo stati bravi, anche fortunati, a crearci un calcio di rigore con l'esperienza di Ortiz. Sicuramente l'arbitro era davanti ed era netto e quindi magari poi la partita è andata in discesa. Però dobbiamo cercare di essere come gioco, di essere sempre continui, non dover fare una domenica sì e due domeniche no, perché se no significa che siamo una squadra di alto e basso. Dobbiamo avere una costanza, dobbiamo cercare sempre il gioco, che è quello che ti paga, e poi alla fine dobbiamo correre tanto perché la differenza la fa la corsa. Ecco, a noi si è sembrato che a centrocampo soprattutto lo Sciacca fin dal primo minuto soffrisse il Mazzara 46 e abbiamo visto anche Concialdi giocare indietro di 10 metri, quindi il pressato, dover ripartire dal basso, questa è con Angileri invece e Licata che avanzavano, e lì forse è stata una delle chiavi tattiche della partita. Ma la chiave tattica della partita è sapere stare composti in campo, lavorare bene tatticamente e applicarsi durante la settimana. Abbiamo sviluppato al 99% quasi tutto quello che abbiamo fatto in settimana, l'abbiamo fatto bene e quindi di conseguenza si vede tutto quello che ha detto lei. Se invece siamo ognuno per i fatti nostri, ognuno si vuole inventare una giocata diversa, si va in sofferenza. Oggi siamo stati bravi a raddoppiare tutti e ad arrivare sempre primi sulla palla. Nel calcio chi arriva prima vince. Ecco, e poi ci è sembrato anche che la difesa, quando c'è stato il problema a Giardina, già Mudù era fuori per squalifica, quindi la difesa si è reinventata con Licata e con Barbero dietro, ma non ha sofferto ecco, la mancanza dei difensori centrali titolari. Ecco, la squadra, anzi, con Villar in campo, ha continuato a giocare. Il reparto mio difensivo penso che è un buon reparto, è un reparto che potrebbe mirare anche a lottare per il campionato, quel reparto. E quindi abbiamo anche provato questo, anche in partite amichevoli in passato, che quando manca qualcuno, con chi lo potevamo sostituire? Quello che non avevo negli anni passati, nel senso che c'era fuori Giardina, non avevamo uno di ruolo. Come Licata quel ruolo l'ho anche fatto, quindi mi può fare diversi ruoli, e quindi già siamo organizzati anche per sopperire in una mancanza del genere rispetto agli altri anni. Ma voglio dire solo una cosa, io vinciamo, perdiamo, perché ormai sono vecchio, capisco che tutti si abbattono, quando si perde tutti si esaltano. Io dico invece che è solo la mia squadra chi è, cosa mi può dare e cosa può fare. Quindi non mi abbatto mai, mi abbatto soltanto quando i giocatori non fanno quello che abbiamo fatto durante la settimana. Solo quello mi rammarico. Non è una gara persa, una gara giocata male. È una gara, se giocata male, perché non abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. Allora là sicuramente mi arrabbio, mi abbatto, ma non mi abbatto come spirito nell'arco del campionato, perché so quello che possiamo fare. C'è molta gente nuova, deve capire che in questo campionato ci vuole un'intensità diversa dai loro campionati del nord, e quindi man mano che crescono, sono pure giovani, se crescono capiranno, se no viceversa diventiamo una squadra mediocre. E la testa già subito contro il Pro Favara, insomma, incontro importante. Sicuramente, giochiamo con Favara, giochiamo in campo neutro, giochiamo a porte chiuse, dobbiamo sfruttare questo di buono. Sicuramente il livello tecnico dei giocatori è molto diverso dal mio, però dobbiamo giocarcela, ce la giocheremo in un modo diverso per poterle affrontare. Se poi non ci riusciamo diremo bravi gli avversari.